scenario che abbiamo immaginato per un nuovo approccio alla mobilità della città di Udine cambia strategicamente il modello. C'è un tassello di 80 km per 80 con Udine al centro, nella quale un sistema policentrico fatto di San Daniele, Cividale, Cervignano come sistema di retroporto e Gemona del Friuli fanno parte di un'unica area policentrica nel quale ciascun centro e polo riconosce il ruolo degli altri. Questo è l'unico modo per, nello scenario futuro, essere competitivi e utilizzare il territorio come una piattaforma che si porta in dote le competenze. In questo il sistema della mobilità ha un aspetto centrale fondamentale, perché unire questi punti significa in qualche modo connetterli sia materialmente che immaterialmente. Mentre per quanto riguarda il territorio urbano, ammesso che di condizioni urbane oggi si possa ancora parlare, visto che le città hanno superato questa condizione urbana, ma viviamo più un contesto di regionalizzazione urbana, gli investimenti, dicevo, che Ferrovie dello Stato farà nell'ambito del territorio di Udine ci pongono nella situazione di chiedere e darci un sogno, un'ambizione, ma di chiedere un intervento di welfare urbano, diciamo così, in compensazione agli importanti modifiche infrastrutturali che libereranno aree ferroviarie destinate a diventare corridoi verdi, destinate a diventare sedimi per nuove connessioni ciclabili e soprattutto con una nuova idea e proposta di valorizzazione di un sistema metropolitano leggero che in parte già esiste con la Udine Cividale che potrà andare fino a una nuova Cervignano, piuttosto che immaginare di connettere le nuove polarizzazioni degli ultimi 20 anni, cioè ZIU, ZAU, Friuli Innovazione da un lato, dall'altro il sistema Università Stadio Fiera, piuttosto che la Tresemane con la nuova idea proposta dall'amministrazione e del piano regolatore con la Mixité. Ecco, questi saranno i nuovi poli connessi da una nuova linea del ferro che stiamo immaginando e che naturalmente renderà più vicino questo e più connesso questo sistema policentrico.